Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi di come si processano le voci. Allora, prenderemo ad esempio uno degli ultimi cover che ho fatto, così abbiamo anche un riferimento femminile per la questione. Alla voce abbiamo Giorgia Camurati e questa era la nostra cover di Runaway di Aurora. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hand down. Questa era la sua performance solo voci, quindi ho mutato un po' il resto. E questo è quello che succede. Di base abbiamo da inserire un equalizzatore, un compressore e un limiter, se ce ne fosse bisogno. In questo preciso ordine, quindi prima l'equalizzatore, poi il compressore, poi il limiter in caso ce ne fosse bisogno. Quanto riguarda il resto delle effettistiche, quali eco o delay oppure i reverberi, in teoria andrebbero messi nei bus. Questo per risparmiare anche un po' di memoria. Io, non avendo tante tracce in questa cosa, ho lasciato ad ogni traccia il suo reverbero personale in modo da comunque avere un'effettistica un po' diversa tra le due voci, anche perché comunque ci sono delle frequenze diverse tra maschio e femmina, quindi dovevo comunque fare delle differenze. Quindi ho messo il reverbero comunque prima dell'equalizzatore, in modo che si becca anche l'equalizzazione della voce. Poi ho messo un compressore, è un compressore generico, quindi ho usato tutto di Ableton tranne il reverbero, perché secondo me funziona abbastanza bene. Al massimo aggiungerei un saturatore prima dell'equalizzatore, però funziona già bene così. In teoria i compressori che funzionano meglio sono i FET e quelli ottici e gli opto. Quindi se usate anche Logic ce l'ha di base, tutti e quattro i compressori, perché se non lo sapevate, esistono quattro tipi di compressione, cioè quattro tipi di compressore, il tube compressor, VCA compressor, FET compressor e opto compressor. Questi ultimi due sono più adatti per la voce, in quanto il FET è un po' più smooth ed è abbastanza veloce, mentre l'opto è un po' lento, però è molto smooth, quindi è molto delicato. Quindi potete utilizzare quei due in quest'ordine, prima il FET e poi l'opto, però sempre dopo l'equalizzatore in ogni caso. Scegliete la vostra ratio, il vostro attacco e la vostra release in base alle vostre esigenze. Questa è stata una voce abbastanza compressata, come vedete è a 21,9 dB di threshold. Andiamo a vedere se togliamo tutti gli effetti. Questa è la voce pulita e questo è il risultato finale. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away from my hand down. Quindi questa è, diciamo, la base che ci vuole per mixare e per processare una voce. Nulla di eclatante, come vedete. C'è un equalizzatore, un compressore e un reverbero. Queste sono proprio le basi. Funziona allo stesso modo nella mia voce, dove ho lasciato un'equalizzazione quasi simile. Diciamo che nelle donne c'è più bisogno di enfatizzare o diminuire gli alti in base al tipo di voce. Mentre per i maschi, viceversa, c'è magari più necessità di abbassare leggermente la parte dei bassi. In realtà, questa configurazione è abbastanza tipica per entrambi i sessi, perché abbiamo questa zona qui, oltre i 100, che è comunque tagliata, ma è tagliata per un semplice motivo, perché oltre questa zona la voce non arriva, quindi è inutile andare ad utilizzare questa zona perché farebbe solo confusione. Quindi per sì e per no, tutto quello che non suona in questa zona va tagliato con un equalizzatore. Poi enfatizzate le frequenze che vi interessano. In generale, questa è una configurazione abbastanza tipica per entrambi i sessi, anche qui. I had a dream I was seven, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven. Vedete, quando ho detto peace si è creato un piccolo rumore qui che lo potete tranquillamente tagliare tagliando quella frequenza. I saw a piece of heaven. I saw a piece of heaven. I saw a piece of heaven. E così è sparita quella P fastidiosa. For me down. Sentite come la dinamica della voce torna alla sua normalità togliendo il compressore.
patient for me down. Down. Tutte la coda della frase è diciamo appiattita leggermente, quindi è portata su di volume rispetto a com'è nell'originale. E quindi questo è un po' il lavoro del compressore, cioè portare a galla dei piccoli dettagli che altrimenti il microfono non riesce a portare a galla. Quindi non dobbiamo esagerare, dobbiamo usarlo con parsimonia, altrimenti toglie via tutta la dinamica. Quindi serve solo per portar fuori quello che non uscirebbe normalmente. Se vi è piaciuto potete supportarmi su Patreon, qui c'è il link, dove ci sono tanti altri contenuti, tipo un videocorso sul songwriting che è stato messo caricato lì per intero e c'è la prima lezione qui su YouTube. Ascoltate anche la mia musica qui, è su Spotify e Apple Music e tante altre piattaforme. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividete e scrivetemi nei commenti se avete altre richieste di lezioni o di tutorial o di qualcosa. Ciao!